Buongiorno Roberto. Buongiorno. Abbiamo l'onore di intervistarti oggi e tu hai l'onore di risponderci. Ecco, due partite alla fine. Innanzitutto volevo chiederti dal punto di vista di quello che è il periodo, no? Quando una squadra non ha più nulla da chiedere, ovviamente è sempre difficile valutare cosa riuscirà a dare in campo, anche perché le motivazioni a volte sono superiori nella squadra avversaria. Però la scorsa partita, ad esempio, non è successo questo, visto che la Provercelli doveva salvarsi, però noi abbiamo fatto la nostra partita e l'abbiamo anche vinta bene. Sì, diciamo che a livello di motivazioni non è vero che noi non abbiamo nulla da perdere, nel senso che abbiamo la nostra immagine, abbiamo la nostra professionalità e abbiamo un compito, che è quello di onorare al meglio questo campionato, la tifoseria, la proprietà e soprattutto noi stessi, perché noi ci alleniamo ogni giorno in funzione della domenica, del sabato, per portare a casa il massimo, quindi anche nel rispetto dell'Avellino stesso, che si gioca tantissimo, noi abbiamo l'obbligo di provare a fare il massimo. Sicuramente ci saranno delle difficoltà dovute al fatto che comunque le motivazioni dell'avversario sono superiori, questo è innegabile, però noi abbiamo la spensieratezza di andare lì ad Avellino in un campo importante, glorioso, che sarà pieno di gente, e quindi è una bella partita, ecco, e noi dobbiamo fare il massimo per provare a fare una partita importante. Ecco, vincere partite come quella dell'ultima giornata con tanti gol, anche dimostrando di poter fare un buon calcio, fa aumentare un po' il rammarico per non essere riusciti a giocarsi i play-off? Guarda, il rammarico ce l'ha chiunque fa parte di questo sport, secondo me, perché l'ambizione ti porta a cercare sempre di migliorarti, di ottenere il massimo. Noi per primi abbiamo questa ambizione, avevamo questa ambizione, io per primo avevo l'ambizione di andare in Serie A, ma purtroppo poi si fanno i conti con la realtà. La classifica, per la mia poca e breve esperienza, dice sempre la verità, quindi bisogna soltanto capire e avere la capacità poi di comprendere qual è la crescita, può essere stata la crescita di un gruppo, quello che poteva fare e quello che ha ottenuto, e questo ognuno di noi deve valutarlo, ecco, ognuno con razionalità. Noi come staff facciamo le nostre valutazioni quotidiane e settimanalmente di conseguenza, e siamo estremamente soddisfatti del lavoro, perché comunque partendo dal lontano luglio abbiamo vissuto sulla nostra pelle i vari processi di crescita di questo gruppo. E devo essere anche onesto che io per primo pensavo che poi dopo, magari da gennaio in poi, qualcosa in più si poteva fare, ma questo è, come mi riallaccio a quello che dicevo prima, fa parte dell'ambizione di chi scende in campo ogni giorno e lavora con la passione di poter magari anche dare quel qualcosa in più a un gruppo per lottare per qualcosa che magari è anche fuori portata. Tutto qua, però non la vivo sicuramente come una stagione fallimentare, assolutamente no, anzi sono estremamente soddisfatto, perché comunque non era così scontato, e ne abbiamo la riprova guardandoci sotto di tante compagini che sono ottime, che stanno ancora ad oggi lottando per cercare di mantenere la categoria. Il rammarico c'è, perché quando ottieni in fretta la salvezza e puoi competere per qualcosa di diverso, è normale che poi quando non lo raggiungi, ma è giusto che sia anche così. Ti faccio la domanda sui disponibili.
chi è che sta male, diciamo, e non viene via Avellino? Ma diciamo a Marie, che rimane qua, Mastino, Palladino, diciamo i soliti dell'ultimo periodo, per il resto sono tutti con noi, ed è anche la dimostrazione che questo gruppo fino all'ultimo non lascia niente al caso e ha piacere a stare tutti insieme anche nell'ultima trasferta lunga, ma che ci vedrà sicuramente impegnati a onorare questo campionato. Se ci sarà spazio per qualche giovane sarà sicuramente un bel battesimo, insomma, stadio tutto esaurito, hanno fatto dei prezzi popolari, mini abbonamenti, chiaramente per loro sono tre punti a dir poco fondamentali. È una partita in cui un giovane può, come dire, fare crescere più di quanto avrebbe fatto in una partita normale, oppure è una partita da veterani questa? Ma il mister ha sempre detto che comunque lo spazio i giovani se lo devono meritare, e il mister ha fatto scendere in campo dei giovani, se non giovanissimi, perché parliamo di 2000, all'esordio in Serie B, quando ancora lo Spezia lottava per l'obiettivo importante. Quindi questo è una cosa a favore di questi ragazzi, perché vuol dire che l'allenatore non gli ha mai regalato nulla. È consapevole il mister che può attingere al settore giovanile, perché questo settore giovanile ha sempre lavorato bene e quindi questi ragazzi sono meritevoli di essere presi in considerazione per giocarsi anche una partita così importante. Nel caso in cui ciò avvenga, chi non vorrebbe giocare, scendere in campo con 10.000 spettatori in una partita così delicata per gli altri, e dove tu magari puoi giocarti la tua gara pensando esclusivamente a te stesso e cercare di essere all'altezza del palcoscenico. Per la corsa al secondo posto, come la vedi? Secondo te è ancora molto serrata? Anzi, ogni giornata c'è poi un colpo di scena, insomma. Ma sì, tanto devo fare i complimenti a quelle squadre che si giocano questo obiettivo, perché è qualcosa di bello e di estremamente interessante fino all'ultimo. È difficile fare pronostici, sono tutte compagini attrezzate e che hanno dimostrato con i risultati la continuità di meritarsi quella posizione in classifica e di lottare per raccogliere, cercare di portare a casa una promozione nel calcio che conta. A Roberto, non te l'hanno chiesto i colleghi, te lo chiedo io. Come mai sei tu oggi a parlare nel prepartita? Ma niente di particolare. Avevo piacere, dopo tanti anni, a riassaporare questo momento di essere qui. Il mister per l'ennesima volta si è dimostrato un allenatore importante nei confronti dello staff, e con la massima serenità, insomma, mi ha concesso questo, perché comunque è anche importante, a parer mio, far conoscere, adesso magari qui a Spezia non ce n'era bisogno, ma far conoscere anche le persone che lavorano a suo fianco, perché tanto poi i pensieri sono gli stessi e quindi non è assolutamente un problema. Ho parlato prima di giovani anche Andrea, oltre a Mulattieri e Awa, un ordine di quelli che vedete più pronti, oltre Corbo che portate spesso in panchina, poi quali altri potrebbero essere nel momento giusto o entro fine stagione protagonisti in B? Considerando che domani è la penultima, quindi non è che ci abbiamo tutte queste partite da cose, mi riallaccio a quello che ho detto prima. Mulattieri ha esordito qualche partita fa, quindi quando ancora i giochi non erano fatti, quindi questo è
qualcosa di estremamente importante e delicato, quindi rende merito anche al coraggio dell'allenatore nel buttarlo dentro, nonostante avesse in panchina dei giocatori dal curriculum importante. Questi ragazzi sono quelli che più si sono allenati con noi, che hanno partecipato a tante sedute con i grandi e sono quelli più pronti. Poi chi giocherà o meno, questo non lo posso sapere. Sicuramente nessuno si aspettava che sabato scorso esordisse Awa, quindi la partita ha richiesto quello e il mister ci ha pensato veramente pochissimo a sceglierlo, ed è la dimostrazione che il mister è attento in tutto. Cosa non è andato da gennaio in poi alla fine, secondo te? Guarda, ne ho sentite sempre tante, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo letto tanto, quindi giustamente ognuno, io sono il primo tifoso dello Spezia, quindi è da tifoso, accetto e capisco tutto, perché sono il primo, ripeto, volevo andare in Serie A, dal momento in cui ho firmato per lo Spezia volevo andare in Serie A, anche se l'obiettivo era la salvezza, anche se magari quest'anno c'è stato un ridimensionamento del budget, tutte cose che l'abbiamo vissute, però il mio obiettivo era andare in Serie A. Non ci siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo dei playoff, perché evidentemente la crescita, che è stata evidente, aveva bisogno di più tempo, è stato cambiato tanto, nel calcio 1+1 non fa mai 2. Noi siamo già stati, secondo me, bravi a far sì che questa squadra non soffrisse nella prima parte del campionato, pur partendo non benissimo. Quando c'è una crescita c'è sempre un momento di assestamento, perché altrimenti avremmo scavalcato tutte le squadre davanti. Questo non è possibile in un campionato così difficile e lungo come la Serie B, perché poi giochi contro squadre veramente forti. E secondo me è più il merito che non il demerito di questo. A gennaio sono state fatte delle scelte in ottica di percorrere questo obiettivo con la massima trasparenza, e come dicevo prima, nel calcio non sempre si può ottenere quello che si pensa o per il quale poi la società interviene. Ma questo non è un dare responsabilità a Tizio o Caio, è semplicemente il calcio, come nella vita. Molte volte uno fa il massimo, si impegna e non sempre raccoglie quell'obiettivo, o perlomeno in quel momento. Evidentemente noi non eravamo ancora pronti per cambiare la mentalità da un obiettivo all'altro, perché poi a noi ci è mancata la continuità. Semmai il rammarico mio, penso anche del mister, è quello, perché noi contro le squadre forti abbiamo sempre fatto la squadra forte, e mi sarebbe piaciuto arrivare ai playoff, perché ci saremmo, secondo il mio punto di vista, tolto delle grandissime soddisfazioni, perché noi contro le squadre forti abbiamo sempre fatto la squadra forte, e questo per me è la crescita migliore e maggiore che questa squadra ha avuto. Quindi secondo me è sottile la sostanza tra perché ci sei arrivato o non ci sei arrivato. È soltanto questione di tempo, questione di che una crescita non può essere così immediata come tutti noi, da tifosi, ovviamente da chi ha passione per questo sport, per questa maglia, si poteva auspicare. Tutto qua. Ma io ho grande considerazione della Piazza di Spezia, e nonostante poi sento, perché poi, ripeto, sono qui in veste da allenatore, ma io conosco Spezia da 20 anni, e conosco bene la piazza, conosco bene i pensieri di questa piazza, e tra tanta gente c'è anche tanta gente intelligente nei tifosi, no? E chissà, valuta e ha competenza, poi riesce a capire che noi la Serie B l'abbiamo salvaguardata, siamo cresciuti, abbiamo fatto esordire dei giocatori, abbiamo creato le basi importanti per far sì che questa società possa ripartire,
E quindi questo per noi come staff è motivo d'orgoglio, cioè non ho nessun tipo di preoccupazione a dirlo, perché noi da luglio, dal primo giorno, ci abbiamo messo il massimo. Poi si può sbagliare, sicuramente qualcosa è stato sbagliato, perché chi non fa non sbaglia, ma sempre nell'ottica di provare a migliorarsi, e alla lunga poi dopo tiri una riga e metti le cose positive e negative, e secondo me questa squadra ne ha tantissime di cose positive da poi dare in gestione alla nuova stagione. Hai detto bene, basi importanti, però ti piacerebbe ancora riprovarci anche l'anno prossimo, immagino, no? Quindi, ma no, certo, quello senza dubbio. Sei convinto di poterci riprovare? Ma io, a me piacerebbe tantissimo, perché comunque cioè, io ho aspettato tanto per tornare in un'altra veste qui, lo devo a Fabio, esclusivamente a Fabio. E mi piacerebbe moltissimo provare, perché a me piacerebbe vincere con lo Spezia. Sarei un bugiardo a non dire questo. Non è mai stato un mio problema, siccome io ho vinto da giocatore qua. Mi sarebbe piaciuto contribuire a entrare nella storia di questa società, anche in un'altra veste. Quindi, se mai ci sarà l'occasione, la possibilità, sicuramente quello che posso dire è e che impareremo dagli errori e consolideremo invece le tante cose positive e buone che abbiamo fatto. Quindi siccome lo staff era giovane, è giovane all'inizio, il primo anno di Serie B per il mister e noi a ruota, e io me le ricordo anche gli inizi, mi ricordo le parole, mi ricordo tante. Io posso dire adesso, ma non è che lo dico adesso perché siamo alla fine, io lo pensavo anche durante questo percorso, solo per chi non conosce Fabio Gallo come persona o ex giocatore, insomma io ho avuto la fortuna di giocarci assieme tantissimi anni, è stato il mio capitano tanti anni, e quindi l'esperienza è vero che te lo dà i tanti anni su una panchina o meno, ma il calcio è uguale. Da ogni angolo che lo vedi il calcio è lo stesso, e lui l'ha dimostrato, noi l'abbiamo dimostrato in ogni situazione, nei momenti di difficoltà, perché poi Spezia è una piazza importante, una piazza che ha grandi richieste, e quindi ripeto, non soffrendo mai per l'obiettivo che noi ci eravamo prefissati, abbiamo dimostrato che comunque, nonostante l'inesperienza dovuta ovviamente alla giovane età, il calcio comunque è sempre lo stesso. Quando durante la partita, specie nel secondo tempo, dovete decidere chi sono i cambi, quant'altro, sei tu a convincere lui qualche volta oppure quasi sempre vi trovate d'accordo sulle mosse da fare? Guarda, per me è il primo anno che faccio questo ruolo, e avevo anche grandi dubbi delle mie, conoscendomi e tutto. Io penso invece che con l'empatia che ho sempre avuto col mister, abbiamo avuto una fortuna, secondo il mio punto di vista, che molte volte non c'era neanche bisogno di parlarci. Sono sempre stati anche momenti rapidi, veloci, perché poi durante la partita non è che puoi fare discorsi. Ci siamo sempre trovati in linea. Io poi l'allenatore, lui ha sempre scelto, deciso, ma lui ci ha sempre avuto una grande dote, ha sempre avuto quella di confrontarsi, altrimenti non avrebbe senso che esistesse uno staff. Questo per me è motivo di orgoglio, perché vuol dire che l'ho conquistato lavorativamente, e abbiamo sempre deciso con la massima serenità, e mi ha messo sempre in condizioni di poter dire sempre la mia. Poi nel calcio, se parliamo di calcio in tre persone, hanno tre pensieri diversi, ma lui l'allenatore ha sempre scelto, la responsabilità è la sua, e però tutto sommato siamo sempre stati in linea
con la prima idea. Guardandoci avevamo già molte volte la risposta. Lui la formazione non ce la dà mai, tu ce la dai oggi la formazione? E io non la so la formazione, perché, perché il mister era il mister fatela suggerire ora al volo. No, perché la mattina c'ha sempre qualche sorpresa. La notte porta consigli. Sì, sicuramente, comunque non penso che sia tanto diversa da quella di sabato. Perfetto. Insomma, mi caccia sicuro. Ok, grazie Roberto. Va bene, grazie a voi.